Carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo hanno celebrato la Virgo Fidelis, patrona dell'arma, il 77° anniversario della battaglia di Culqualber e la giornata dell'orfano. Il 21 novembre l'Arma dei Carabinieri ricorda infatti il sacrificio di un intero battaglione di carabinieri che nella stessa data, nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, si immolò nella località africana per impedire l'avanzata nemica. La bandiera dell'arma nel 1949 fu insignita così della medaglia d'oro al valor militare e il pontefice Pio XII decise di proclamare la Beata Vergine Maria Virgo Fidelis patrona dell'Arma dei Carabinieri, fissandole la data di ricorrenza proprio il 21 novembre. Ad Arezzo le celebrazioni officiate dal vicario della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, Don Fabrizio Fantini, si sono svolte nella cattedrale. Questa è una tradizione che abbiamo iniziato già da qualche anno, perché la cattedrale è il simbolo di questa città e i carabinieri storicamente sono sempre vicini alla popolazione e a tutta la città. Quindi continuiamo con questa tradizione nel solco di quello che abbiamo già fatto negli scorsi anni. Qual è il bilancio di questi ultimi mesi? È un bilancio sostanzialmente positivo, come già avete potuto vedere dalle numerose operazioni che sono state condotte negli ultimi mesi. Ovviamente non ci fermiamo e non ci culliamo sugli allori, ma continueremo a operare con attenzione e dedizione per cercare di migliorare la sicurezza di questa città e di questa provincia. I reati sono in aumento o in diminuzione o comunque sono stabili? È un trend sostanzialmente in diminuzione, come lo è a livello nazionale. In questa provincia si sono raggiunti i risultati lusinghieri, come avete potuto vedere anche di recente dalle classifiche che sono state rese note a livello nazionale.